Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Urla nel deserto, il format di Secrapress che ha un protagonista e anche un opinionista in questo caso, e parliamo di Calogero Coniglio che salutiamo, presidente di ANAFE PC. E ricordiamo che ANAFE PC sta per Accademia Nazionale Alta Formazione e Promozione della Cultura. Buonasera, bentrovato Buonasera a te Lillo. e buonasera a tutti i telespettatori. Abbiamo un argomento importante che può sembrare lontano da noi, ma invece è molto molto vicino. L'esperienza della lotta al terrorismo italiano dal 69 agli anni 80 al terrorismo internazionale. Si passa attraverso evidentemente anche, più che mai in un desiderio, un'Europa unita, al di là di come sono andate le recenti elezioni europee. L'Unione Europea si fonda su sei valori fondamentali. Velocemente li snoccioliamo. Rispetto della dignità umana, Umana, libertà, democrazia, democrazia, uguaglianza, uguaglianza, stato di diritto, diritto, non va dimenticato, e rispetto dei rispetto diritti per le umani, minoranze e diritti umani. compresi i diritti delle, appunto, minoranze. E Minoranze. allora, a cosa è servito, diciamo, aver vinto la lotta al terrorismo tra gli anni 70 e 80 in Italia? Parto dal terrorismo in Italia, quindi la lotta al terrorismo italiano, perché molti giovani sconoscono, io ero bambino, ma poi dopo le scuole lo dimentichiamo, perché si parte dal terrorismo e si arriva all'Europa. Ed è un percorso. La lotta al terrorismo è stato uno dei periodi più bui dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale, dove gruppi extraparlamentari, chiamati rossi e neri, di destra e sinistra, tentarono e destabilizzarono lo Stato italiano. Interferenze anche estere, con stragi, morti, e conosciamo quelle più famose, virgolettato. Dico strage di Piazza della Fontana, la strage alla stazione di Bologna, la bomba sull'Italicus, dove sono morti centinaia di morti. E Sono dall'altra circa parte, 400 vittime e 2000 feriti tra il 69 e l'89 sia in Italia. da parte degli estremisti di sinistra Sì, e di destra, e diciamo terrorismo nero e terrorismo terrorismo rosso, rosso. chiamiamolo Il così. terrorismo rosso e il terrorismo nero adottava un sistema più che altro di piazzare bombe, mentre il terrorismo di sinistra era molto mirato, andava a colpire soprattutto le persone. I Vedi singoli. i singoli, vedi le Brigate Rosse in prima linea, questi gruppi e altri gruppi rivoluzionari comunisti che cominciarono dalle fabbriche a fare degli attentati all'interno, incendiari delle fabbriche, a rapire gli stessi imprenditori. Vedi quello dell'Alfa Romeo, dove lo fecero apparire una fotografia: colpiamo uno per colpirne tutti. Da lì cominciarono con le rapine, si autofinanziavano, fino ad arrivare anche poi ad uccidere magistrati e soprattutto tantissime forze dell'ordine, poi tanti estremisti di destra, tanti giovani, e a sua volta tanti estremisti di destra uccisero tanti di sinistra, fino ad arrivare a compiere il famoso sequestro di Aldo Moro e uccidere tutta la scorta, mantenere per giorni L'Italia col fiato sospeso. fiato sospeso. Sappiamo questa storia, che comunque quando si viene a creare un'atmosfera del genere nel paese, scaturisce la paura, il timore, scaturisce una serie di violenze anche di piazza. Ecco perché si è venuto a mancare anche in quel periodo anche della libertà. In quel periodo, per la lotta al terrorismo, ci fu una legge che consentì di rafforzare le forze dell'ordine e poter sparare tranquillamente, nei casi fosse necessari, durante gli scontri e violenza. Quindi fu un momento Momento molto travagliato, brutto, un momento bruttissimo buio, dal come punto dici di tu, vista. di grande violenza, di grande sacrificio umano, chiaramente che vanno ricordati da destra a sinistra Da destra e da senza sinistra ha distinzione, evidentemente. E tu dici, ha portato a qualcosa, cioè portato. questa vittoria, diciamo, questo aver estinto in qualche modo il terrorismo in Italia e anche poi a livello internazionale, ha portato a qualcosa. Cioè, tu Portato a dici, qualcosa. grazie a questi valori in Europa non ci sono state più guerre da circa 80 anni. Grazie a questi uomini, voglio fare l'esempio Sì. sempre
Per completare un attimino anche il discorso terrorismo italiano, quando fu dato l'incarico, grazie a una legge dell'allora ministro degli interni Francesco Cossiga, di una normativa che permetteva di dare degli sconti di pena a chi nel crimine o tra i terroristi intendesse collaborare. E lì il grande Carlalberto Della Chiesa riuscì a fare con il suo gruppo specializzato a Torino antiterrorismo, un gruppo d'assalto, ad arrestare gran parte dei terroristi delle Brigate Rosse di prima e di prima linea, e è riuscito a convincerli a collaborare e smantellare poi. Ora, poi ebbe altri incarichi e sappiamo poi il seguito. Allora, tutti questi principi di libertà, di democrazia, che vengono a mancare nel periodo buio del terrorismo in Italia, oggi ci devono portare a una conclusione, che non si finisce mai di lottare per la libertà. Oggi dobbiamo lottare invece contro il terrorismo internazionale. E l'Italia, rispetto a tanti altri paesi, anzi sull'Europa è stato constatato, ha un bagaglio di esperienza e know-how sulla lotta al terrorismo, dove le nostre forze dell'ordine, le nostre intelligence siamo i migliori in Europa, perché gli unici che hanno avuto questo periodo così lungo di terrorismo interno al paese siamo stati solo noi in Italia, poi ci sono stati quelli dell'ETA nei Paesi Baschi per avere l'autonomia e poi ovviamente l'IRA per l'indipendenza dell'Irlanda. Piccole rispetto al grande terrorismo politico che abbiamo avuto. Allora, cosa succede? Che oggi, se torniamo al terrorismo internazionale, ci possiamo collegare all'Europa, noi rispetto alla Francia che ha avuto 5 attacchi terroristici Di un di certo rilievo. un certo livello, con molte vittime, due la Germania, due la tranquilla Finlandia, uno la Spagna, uno l'Ungheria, uno la Danimarca, uno l'Austria, Il noi Belgio. il Belgio, noi non abbiamo avuto nemmeno un attentato terroristico. Non che non ci siano state delle minacce nei loro metodi di comunicazione, i gruppi fondamentalisti più volte nei video hanno detto che comunque colpirebbero un bersaglio, in Italia sarebbe Roma, ovviamente scelgono sempre delle città molto Simbolo. popolate, anche simbolo, per fare Certo. più vittime, possibili. E vado a difendere quei politici e quei leader della Prima Repubblica, gli Andreotti, gli Aldo Moro, i Fanfani, i Craxi, che nonostante eravamo dentro la NATO, furono criticati e descritti tatticisti, equilibristi, perché andavano in Palestina, si incontravano con Arafat e spendevano grandissime parole per tutelare e difendere i palestinesi. Io per la pace non li critico. Erano equilibristi e tatticisti? Bene. Ecco che significa essere moderati. Ecco perché serve un'Europa moderata. Ecco perché non si deve infondere odio e nemmeno istigare i cittadini. Oggi sappiamo quanto odio circola e viene fatto circolare appositamente grazie al populismo della nostra società, perché se ci fosse il rispetto anche per l'altro e non discriminassimo l'immigrato, parlo delle brave persone, che non lavora, che non lo isoliamo, che non lo scartiamo, e quelle persone potrebbero integrarsi, ma vedendosi sempre messe in un angolo, umiliate, In poi disparte. sposano l'idea della Shiad, sono quelli che poi si trasferiscono addirittura in certi paesi del mondo arabo, vedi la Siria, ad addestrarsi, a partecipare a queste guerre, poi alcuni che sono tornati, poi hanno commesso anche attentati terroristici. Ecco, questo è anche perché voglio arrivare alla cultura europea, 80 anni di pace, questo voglio arrivare, siamo 29 stati, altri sono candidati ad entrare. Paesi che possono entrare in Europa devono avere dei requisiti.
non deve esistere all'interno di quel paese leggi come la pena di morte, non deve esistere un paese che ha un solo partito, non può esistere che ci siano paesi che possono entrare in Europa che nel loro paese non ci siano elezioni politiche periodiche. Ecco, il nostro obiettivo è l'Europa unita, secondo me, l'unica che ci può garantire. E invece il disastro delle elezioni, abbiamo visto la percentuale dei votanti che è disastrosa. Questo anche il forte vento di estrema destra. Di estrema destra, certo, perché qui andiamo a fasi alternate, non possiamo più riprendere quei valori dei costituenti e dei fondatori dell'Europa. E ora si sta cercando, e tanti cercano in Italia, di creare una forza moderata, di cui ho sempre detto che io dico, ne sarei veramente, ecco, contento. Non ci sta riuscendo nessuno. Abbiamo questo falso bipolarismo a sinistra e a destra, c'è un'area vuota che non viene fuori, un'area moderata. Questo populismo di insultarsi continuamente non fa altro che istigare e far diventare, cioè che fa scorrere Quindi più odio tra le persone. Ci vuole una politica moderata e ragionata. la politica è una cosa seria, dico sempre, ed andrebbe fatta da persone serie. Abbiamo assistito ad una campagna elettorale davvero squallida, dove i leader si sono messi al centro del progetto politico, ma non si è parlato delle emergenze e dei bisogni del paese, anche in relazione all'Europa. Questo è un dato di fatto, da destra a sinistra, passando per il centro, su Io questo non ci sono dubbi. Tu dici dunque, credo. Europa unita per fronteggiare anche Cina, Russia, India, di cui si parla poco, ma Sì. che ha una grande forza. Allora, tu guardi un po' allo scenario Lo scenario, aspetta, ci internazionale. voglio arrivare mettendo Arrivaci. altri argini. È vergognoso, perché queste elezioni europee vale per tutti gli stati membri europei, per me sono false, perché tutti gli stati europei i partiti dovevano fare la campagna elettorale su tematiche europee, e invece tutti l'hanno fatta su tematiche interne al loro paese, Se dove, non se non personalistiche. personalistiche. Quindi, cioè, invece, allora, non solo, fatte con sistemi di elettorali completamente diversi da uno stato all'altro, perché dove c'è il proporzionale, dove c'è il maggioritario. Quindi per me è tutto, è una elezione pasticciata, io la vedo. Invece fare un'Europa unita, federale, chiamiamola come vogliamo, che abbia comunque un'ottica di un governo politico, debba far modo che tutti gli stati europei votino con lo stesso sistema elettorale, sempre proporzionalmente, ovviamente, al numero degli abitanti, Sei d'accordo per un. e con partiti europei che devono parlare di tematiche Ma sei europee. d'accordo sull'esercito europeo? Di difesa sì, perché lo voglio spiegare di difesa, Spiegalo, perché prego. noi non andiamo a costruire la bomba atomica con l'esercito di difesa perché serve per attaccare altri stati. L'esercito di difesa serve per controllare lo spazio Schengen, cioè dei paesi europei che possono circolare liberamente, dove da qualsiasi parte dell'Europa possono entrare terroristi. L'avete sentito cosa ha detto il mese scorso il capo di Stato Maggiore in una dichiarazione che ha fatto in una televisione? Lui dice che, utilizza in tutta la sua intervista, che l'Italia ha bisogno su tutti i settori dell'ambito della difesa di modernizzazione e modernizzazione, dove molte cose e molte attrezzature risalgono al 48, 50, 52, cose pazzesche. Noi siamo fermi lì, produciamo armi per altri, ma la nostra possibilità di difesa è scarsa. Lui ha detto, alla luce di quello che abbiamo visto, come la Siria ha attaccato l'Israele con quei droni, lui ha detto: noi saremmo stati rasi al suolo, non avremmo avuto possibilità di assistere a una cosa nuova, cioè l'attacco con droni, perché nel 48 non c'era. Questa è una cosa nuova oggi. E non solo Crosetto, anche lui ha detto lo scorso mese, anche lui in una trasmissione, Crosetto alla domanda: noi come siamo messi con le nostre difese? Io posso rispondere che un esempio ha detto, anche lui ha detto: se noi avessimo avuto un attacco del calibro
che l'Ucraina ha subito dall'America, noi non avremmo avuto più. Niente, si è fermato così. Quindi non possiamo reggere. Ah, ma ci faranno la guerra? Ma la guerra è no, impossibile che da noi succeda, chi ci attacca, eccetera. Le guerre sono state sempre impreviste. Nei migliori paesi, nei migliori tempi, dove era inaspettata una guerra, poi è sorta la guerra. Putin sostiene che tutti gli ex paesi dell'Unione Sovietica, che sono fuoriusciti con il governo di Gorbaciov, e quindi la preistorica, questi paesi chiedono l'indipendenza, vogliono essere autonomi, hanno ottenuto l'autonomia, chiedono di entrare in Europa, molti sono entrati in Europa, lui sostiene, l'ha detto più volte, che se lo vuole riprendere perché sono paesi che appartengono alla Russia, all'Unione Sovietica, cioè paesi che oggi sono nostri in Europa, noi non possiamo tenere anche per avere questo pericolo e sentire queste dichiarazioni. La situazione è molto più complicata ovviamente, perché comunque è una guerra che dura da più di 2 anni, ci sono 3 conflitti importanti nel mondo in questo momento, che sono Gaza, in Ucraina e in Sudan, spesso appunto ce ne dimentichiamo, anche assistendo a questi vertici, diciamo, dei potenti d'Europa. Qualche domanda illecita su cosa realmente hanno fatto o potrebbero fare, al di là, diciamo, dei pranzi, delle cene e dei protocolli. Ma sì, perché io ritengo che questo, come dici tu, sono solamente dei pranzi e di cena di facciata, perché qui ci sono diverse proiezioni geopolitiche, proiezioni in cui dicono che, ricollegandosi al Russia Gate, sì, quando l'accordo di collaboratore di Trump, ci sono anche ovviamente processi giudiziari in questo, ci sono stati, hanno fatto l'accordo con l'elezione per eleggere Trump di intervenire per via ovviamente web in modo ovviamente negativo, eccetera, per screditare l'avversario di Trump e avvantaggiare lui. E in cambio Trump, Putin pare che gli abbia chiesto, però poi io fra poco devo invadere l'Ucraina, lasciami in pace. Ecco, è assurdo, questi pare che, come qualcuno dice nelle proiezioni geopolitiche, sono messe d'accordo. E quindi oggi potrebbe succedere che la guerra non si ferma, perché prima si aspetta a novembre l'elezione di chi sarà il governo, il presidente degli Stati Uniti. E se il rischio forte potrebbe essere, dell'altra seconda proiezione che molti esperti dicono di geopolitica, è che se venisse eletto Trump cederebbe l'Unione Europea, cederebbe bruttissimo nelle mani e nel controllo di Putin, in cambio chiede a Putin di fare fuori la Cina, che quella è il vero nemico degli Stati Uniti. Allora, perché ricorda economico? Economico, sì, nemico economico degli Stati Uniti. Perché allora, di questo stiamo parlando? Alla luce di tutti questi potenti, e noi siamo in mezzo a subire. Perché non dobbiamo fare l'Europa unita ed essere noi autonomi senza dipendere da queste grandi potenze e poter lavorare economicamente con degli accordi bilaterali, a me non sembra anche con le coste? Non mi pare che l'Europa abbia in questo momento la forza per poter imporre un suo pensiero anche in un ipotetico negoziato. Ho visto un'Europa molto fragile, Macron che non calcola nemmeno a momenti l'Italia, quindi discussioni e tensioni con la perché la continuano, cioè Schulz fa i fatti suoi, separazioni interne, questo l'Inghilterra ci ha abbandonati da tempo, cioè non mi pare un'Europa che possa affrontare tematiche così importanti, esatto, a livello internazionale. E questo, tu auspichi un'Europa unita? Sì, Renzi lanciò l'idea di Stati Uniti d'Europa politicamente, però poi alla fine, al di là dell'esercito, al di là della moneta unica, al di là di quello che dovrebbe essere un governo unico ed una lingua. Ma dobbiamo capirlo tutti. Lo so, ma non è facile, ci sono troppi interessi, c'è poca competenza, c'è incapacità. E allora resteremmo sempre schiacciati da tutte le parti. Ma quando cominciò la guerra tra la Russia e l'Ucraina, qualcuno disse l'America che sta appunto facendo la guerra in qualche modo con la Russia per interposta nazione, no? Attraverso l'Europa e l'Ucraina, cioè alla Russia, anche se è una guerra che continua da più di 2 anni, e
Ed è una guerra che si basa molto anche su questi armamenti, su questi soldi che tolgono speranze anche ai paesi e non soltanto all'Italia, no? Di poter crescere dal punto di vista economico, perché se continuiamo ancora a sostenere la guerra, a inviare armi, è chiaro che non potremmo mai parlare di una prospettiva sulla sanità, di una prospettiva sul lavoro, su una prospettiva sui giovani, su una prospettiva industriale, perché molte, troppe, ingenti risorse vanno a sostenere l'Ucraina che sta facendo la guerra a nome di tutta l'Europa o della NATO, di chi volete voi, ma insomma, alla fine dei conti di questo stiamo parlando, eh? Non è che stiamo parlando di chissà quale fiaba. Pienamente d'accordo, Umberto, se lasci fare? Lo so, però, ma per questo dico che l'Europa non ha dimostrato di avere voce in capitolo. Finché è spezzettata, sì. Sì, ma è spezzettata, chi la unisce? Chi si prende la briga di unirla? Ci vogliono, andiamo a votare persone invece che siano in grado di votare. Abbiamo votato l'altro ieri. Sì, però abbiamo votato l'altro ieri. Alle persone che non hanno votato, qualcuno già ho detto, tu però, il risultato finale di questo mandato elettorale, se sarà negativo, non ti devi lamentare perché non hai votato. Nessuno potrà lamentarsi fra coloro che non hanno votato. E se non hanno in Sicilia è una vergogna assoluta, il 38%, 38, nemmeno il 40%, cioè, ma veramente cifre vergognose. E qui si mina realmente, e non è una frase fatta, la democrazia. Questa non è democrazia. Quando ti votano poco meno di 4 persone. È chiaro che sono numeri e risultati non rappresentativi, no, però non sono veritieri. Non sono veritieri, allora, per tutti, assolutamente. Cioè, bisogna lavorare anche tanto su il popolo e sulla presa di coscienza. Credo che sia il frutto sulla presa di coscienza, sì, lo perché so, altrimenti Lillo, ma credo che sia anche il frutto di una politica vergognosa, disastrosa e fallimentare degli ultimi 20-30 anni. Okay. Credo che sia questo. Poi alla fine che raccogliamo questo, che la gente è delusa, sì, la gente è arrabbiata, la gente non si fa, come dire, ma si deve giro partire, non possiamo dire sempre, so. Allora, il risultato dovremmo è azzerare, reduce da quello che è stato fatto prima. Dovremmo azzerare, forse la classe politica. Ma come azzeri se la gente non va a votare? Esatto, proporre un circolo che si morde la coda. Spazio ai giovani, io non lo so, adesso ci vogliono persone che te non risolveremo il problema, però insomma, sicuramente qualcosa va fatto. Sicuramente con forze politiche estremiste non ci arriveremo mai a risolvere il problema. Su questo siamo d'accordo. Allora io sono per le forze moderate che non abbiamo, vanno costruite, che vanno mantenute in Europa anche oggi, ovviamente con persone competenti, moderate, non estremiste, che lo scopo solamente è di prendere le persone allo stomaco e fregargli il voto. Esatto. E fregargli il voto e si assicura la poltrona e non fanno politica con la propaganda politica, no, con la frase ad effetto, gli rubano il voto. E noi faremo questo perché poi in una stessa coalizione di governo vedi che c'è chi dice via dall'Europa, c'è chi invece dice Europa più forte nella stessa coalizione. Certo. Fatemi capire. C'è confusione. C'è qualcosa che non funziona. C'è confusione. E soprattutto, caro Calogero Coniglio, non votano i giovani. Non votano. Sui giovani. Non votano. Non hanno proprio completamente fiducia minima. Qualcuno, io qualcuno dei giovani, alcuni, sì, tu lo sai, alcuni sono sempre per i giovani, ma molte volte alcuni li bacchetto. Perché ci sono tanti giovani che oggi piangono e lottano per avere un posto di lavoro, tanti giovani abituati ad avere tutto che non gliene frega niente di tutto. L'ho detto in parole, certo, molto, molti giovani però sono assuefatti. E dimmi, dal la tutto politica che esempio dà ai giovani quando in Parlamento arrivano a colpirsi con calci e pugni? Vergognoso. In Italia. Non in Azerbaigian, in Italia. Dimmi qual è l'esempio. Io dovrei prendere torni a me, ma quella è la politica violenta. Non sono politici moderati. Oppure andare in Parlamento e fare delle esibizioni, esibendo un giorno una cosa, un giorno un'altra cosa, gridando. Cioè, un tempo in Parlamento veramente era il Parlamento.
Sì, accadeva qualcosa, ma era una cosa rara. Adesso si scende giù nell'arena, no? Come se fossi Ma nell'arena. perché cercano il video, il filmato, Sì, l'immagine da bravo, spendersi sui social. esatto. Ora, Ma guarda, è che poi devono vergognoso. capire tutti questo, perché lo Gli hanno dato, fanno. credo, 15 giorni di sospensione. Ah, le creano queste Ma io ti do 15 mesi di senza stipendio cose. La innanzitutto prima. e ti mando ai lavori socialmente utili perché tu sei il rappresentante dello Stato di tutta l'Italia, tutta, anche se sei di Bergamo o sei di Pachino, e devi assolutamente pagare per quello che hai fatto. E si dà Ah, l'esempio. certo, Vedrai che la ha prossima giurato sulla volta, se io ti tolgo Costituzione. 15 mesi di stipendio, 15, ok, non 15 giorni di sospensione, vedrai che ci penserai non una 100 volte prima di scendere giù nell'arena. In Parlamento per andare a colpire, a discutere, a fare e a dire. Ok? 15 mesi senza stipendio, altro che 15 giorni di sospensione. Si mettono a ridere, anzi ringraziano, se ne vanno in No, vacanza no, prima. è ridicolo quello che è Calogero Coniglio, successo. allora siamo Io in chiusura, è stata una trasmissione vivace, questa di Urla nel deserto, speriamo che non siano Urla nel deserto le nostre. speriamo che non lo Speriamo siano. che non lo Io siano. Tu hai fiducia? ci dobbiamo provare però. Ci dobbiamo Fiducia, provare. dai, ci dobbiamo provare. Perché altrimenti rientriamo in quella categoria che si lamenta e non fa Lo niente. so, no, qualcosa proviamo a Bisogna. E farlo. intanto bisogna. Qualcuno deve dare l'esempio e qualcuno deve trascinare. Perché se non c'è nemmeno qualcuno che dà l'esempio, e qualcuno che a fin di bene vuole trascinare, tutto resterà stagnante. Dovremmo cominciare ad evitare di dividere l'Italia in tifosi, no? Le Tifosi di tifoserie. destra, tifosi di sinistra, perché i primi a dare il cattivo esempio sono i colleghi, i giornalisti che la sera in prima serata, chi sta a destra e chi sta a sinistra nei talk di prima serata, no? Tu sai che già quel tizio, perché rappresenta quelle testate giornalistiche, dirà comunque l'opposto di quello che ha detto quello del partito dell'altra parte politica. Cioè lo sai già. Sia Quindi, personaggi bravo, fissi nei talk esatto. show, ma anche servizi televisivi mirati, strumentali per E perché non ci bacchettare sono mai mirati su personaggi, determinate persone, perché siciliani? appartengono ad altre Perché non ci coalizioni sono mai politiche. personaggi siciliani? Non ci sono mai personaggi della Calabria o campani? E quando si parla di Campania si parla solo di De Luca perché è andato fuori di testa dicendo questo, questo, quest'altro ancora. Vedi l'ultimo incontro con la Meloni. Cioè, perché abbiamo questi opinionisti che sanno le verità del mondo e ce le hanno in tasca? Parlo di giornalisti, scrittori. Le testate nazionali e le TV nazionali Prendono sempre, rendono, non ci fanno è, il provano a fare il no, lavaggio del cervello. ma escludono tutti i professionisti del sud, Esatto. persone Non abbiamo politiche del economisti, sud, non abbiamo non professori abbiamo da portare professore, in non TV, non abbiamo abbiamo filosofi da portare in TV. universitari in grado di andare in queste TV nazionali. Dimmi tu. Di siciliano non invitano nessuno, né Mai, calabresi, sono mai. sempre L'unico è queste. Buttafuoco che ogni tanto gira, ma lui vive spesso a Roma, ha tanti incarichi, ma è trapiantato lì. Poi per il resto siciliani e meridionali sono completamente ignorati Ratti, da tutte le ignorati, testate, esatto. sia dai Da talk destra e da Rai, sinistra. sia dai talk di Mediaset, sia dai talk della 7, sia dai talk di TV8, TV9, eccetera, eccetera, Sky compreso. Quindi dove dobbiamo andare? Siamo sempre più marginalizzati. Nessuno si occupa, adesso stanno scoprendo della crisi idrica in Sicilia, adesso ne stanno scoprendo, ora che siamo nel pieno, nel bel mezzo della crisi, prima non esisteva. Va bene, Calogero Coniglio, grazie per essere stato con noi, prossimamente affronteremo anche queste tematiche legate soprattutto ai giovani, è un impegno che prendi È anche un con i nostri impegno che prendo. telespettatori, e quindi Calogero Coniglio lo ricordiamo, presidente dell'ANAFE PC. Perché si chiama così, che non è il Partito Comunista, No. ma è la promozione della cultura, quindi Accademia Nazionale di Alta Formazione e Promozione Promozione della della Cultura. cultura. Grazie, Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, ti aspettiamo presto. grazie a te, grazie a voi, Grazie. grazie ai telespettatori. Grazie per chi ha seguito anche questo appuntamento di Urla nel deserto.